5 maggio 1981. Muore a 27 anni Bobby Sands, a causa dello sciopero della fame proclamato mentre era in carcere per le attività contro il governo britannico. Ufficiale dell'esercito rivoluzionario d'Irlanda, fervente sostenitore della causa dell'indipendenza nordirlandese, Sands era stato arrestato una prima volta nel 1972 per possesso illegale di armi. Scarcerato nel 1976, venne condannato a 14 anni di reclusione 6 mesi dopo. Durante la seconda prigionia a Maze, Sands decise di iniziare lo sciopero della fame contro la politica di criminalizzazione del nuovo governo britannico, che continuava ad ignorare ogni richiesta ad un trattamento più umano. Il 10 aprile 1981, dopo 41 giorni di sciopero della fame, Bobby Sands, candidato alle elezioni, vinse il seggio con più di 30.000 voti. Nonostante il nuovo status politico e la crescente pressione pubblica, nonché la notorietà internazionale, il primo ministro Margaret Thatcher proseguì nel rifiuto di qualunque passo verso la riconciliazione. Martedì 5 maggio 1981, dopo 66 giorni di sciopero della fame, Bobby Sands morì. La notizia provocò una forte emozione in tutto il mondo e più di 100.000 persone parteciparono al suo funerale. Dopo di lui, altri 9 prigionieri morirono per aver proseguito lo sciopero della fame, finché il 3 ottobre il governo aprì le trattative.